In 12 anni ben 900.000 persone l'hanno visitato. Il presepe di sabbia, ribattezzato Nativity Sand, ovvero la sabbia della Natività, è diventato il simbolo di una delle località balneari d'eccellenza dell'Alto Adriatico, Jesolo, lungo il litorale veneziano, durante la stagione natalizia. Dal 2002 i migliori artisti del mondo si cimentano in quella che è l'autentica meraviglia della sacra rappresentazione ricavata da un blocco di sabbia e trasformata in una monumentale opera d'arte. Abbinata alla Natività, visitabile in Piazza Marconi, una scultura dedicata ai portatori di pace, personalità che si sono distinte universalmente per aver diffuso la pace e la conciliazione tra i popoli. Quest'anno l'importante sezione vede rappresentato Don Giovanni Bosco, che visse tra il 1815 e il 1888, nell'anno del bicentenario della sua nascita. La novità 2014-2015 riguarda il percorso di Sand Nativity, dove sono rappresentati alcuni episodi tratti dalla vita del santo, fondatore dei Salesiani. Nelle precedenti annate rappresentati personaggi del calibro di tre papi, i due Giovanni Paolo e Giovanni XXIII, ma pure Gandhi, Mandela e Madre Teresa di Calcutta. Rispettando una tradizione molto apprezzata dal pubblico, le scene del presepe di sabbia vengono arricchite da spettacolari quinte dipinte a mano dall'artista americano del Kentucky, Damon Farmer, che conferiscono prospettiva e profondità alle scene rappresentate con la sabbia.